Dopo mesi e mesi di inseguimenti, di curve affrontate tra Spavalderia e Cortezza, oggi le due contendenti per il primo posto si trovano uno dietro l'altra, all'ultimo tornante e poi via, verso il rettilineo finale. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, da parte di Francesco Patti, che vi racconterà questo match clou valido per la 13ª giornata tra Gresca 2.0 Soccer e PF Audiovisivi. Andiamo a leggere ambedue le formazioni. Per quanto concerne il Gresca 2.0 Soccer, in porta va presenti difeso dal trio composto da Lingua Grossa, Mezza Sarma e Urzì, al centrocampo Ferrito, D'Amore, Pignataro, a supporto di Vaccaro. Il PF Audiovisivi risponde con Calderone tra i pali, in difesa Rosario Spina, Amore e Cirvilleri, al centrocampo Cozza, Di Somma e Pacini, a supporto di Francesco Spina, in panchina in Palomeni e Romeo. Il direttore di gara, il signor Giuseppe Marcellino, a rendersi subito pericolosa è la squadra Maranto del Gresca 2.0 Soccer, con Capitan Vaccaro che salva sulla linea un gol praticamente fatto del proprio compagno Pignataro. Poco dopo il Gresca 2.0 Soccer riparte in contropiede con Vincenzo D'Amore, braccato da Cozza e Rosario Spina. Davvero alti ritmi e partita che si pronuncia davvero interessante. Al decimo minuto il portiere Calderone del PF Audiovisivi si impegna due volte, prima su Urzì, poi su Pignataro. Finalmente, qualche istante più tardi, si vedono i verdi del presidente Dario Amore con Francesco Spina, che impegna un attento presenti. Poco dopo ci prova Rosario Spina, servito dal fratello, a creare un grattacapo alla retroguardia avversaria. 15° minuto, cross di Lingua Grossa, colpo di testa di Vaccaro, ben braccato da Calderone. Al 22° minuto si rende pericolosissimo ancora il PF Audiovisivi con Francesco Spina. Pochi istanti più tardi si infortuna Vincenzo D'Amore e negli ultimi due minuti del primo tempo, prima e in Palomeni a portare in vantaggio il PF Audiovisivi dopo la bella parata di presenti sul colpo di testa di Francesco Spina. Poi però presenti la combina grossa, riparte qui in contropiede Rosario Spina. Guardate, Palomeni per Pacini, sinistro non trattenuto da presenti. Rosario Spina, bravo a crederci sotto rete. 2-0 in questa prima porzione di gioco, con Capitan Vaccaro che richiama all'attenzione i suoi alquanto nervosi, ma coscienti del fatto che si giocherà tutta la ripresa con un uomo in meno per recuperare due gol contro un ottimo avversario. Non sarà di certo facile, però le chiacchierate sono servite in questa pausa per ricaricare le energie mentali. E infatti il Gresca 2.0 Soccer subito dopo un minuto accorcia le distanze con Capitan Vaccaro, servito clamorosamente da un errore di Mirko Romeo. Però al decimo minuto il PF Audiovisivi segna ancora, e lo fa con Capitan Impalomeni, servito da Di Somma. 3-1 per un PF Audiovisivi che non molla l'osso. Impalomeni che impegna poi presenti, il quale si rifugia sulla traversa, ma tra il 16° e il 17° calano le tenebre per gli Amaranto. Prima è Di Somma su punizione, palla che passa da un traffico di gambe. Poi ancora lo Spirungone, centrocampista del PF Audiovisivi, raddoppia personalmente dopo uno scambio con Francesco Spina. Il risultato è di 5-1, davvero notte fonda per un Gresca 2.0 Soccer che è a corto di ossigeno e quindi di idee. Ci prova qui Francesco Spina e Pacini, eccezionale, presenti in doppia copertura. Poi al 21° minuto, qui azione insistita ancora di Somma, che si guadagna poi un calcio di punizione. Qui è Urzi a commettere fallo, poi chiede scusa a Di Somma e allora i due si chiariscono. Calcio di punizione, dicevamo, calciato da Rosario Spina. Guardate, bolide terrificante, palo pieno, sposta forse anche la porta di qualche millimetro, è il preludio al gol che infatti arriva. Al 23° minuto si materializza il 6-1 firmato Gabriele Amore, ancora servito da un trascinatore di Somma. Negli ultimi istanti di gioco c'è tempo per registrare
il bel intervento del portiere del Rescato 2.0 Soccer, ovvero Presenti. Qui è in Palomeni che serve Pacini, questo è ancora per il capitano in verde, bravissimo Presenti, De Via sulla traversa, poi in mezza salma spazza e a tempo scaduto sul capovolgimento di fronte, guardate Pignataro recupera un ottimo pallone, Urzi ancora per Pignataro di prima intenzione, 6-2, l'ultimo sussulto, una vittoria importantissima meritata per il PF Audiovisivi che finalmente all'ultimo tornante riesce a superare il Resca 2.0 Soccer e vincere questa fase a gironi. Io vi ringrazio per avermi seguito, da Francesco Patè è tutto, arrivederci alla prossima giornata.